Il 15 maggio esce nelle sale italiane la nuova versione di Godzilla, ovviamente in 3D, che risorge a 60 anni precisi dalla pellicola originale di Ishiro Honda. L'ultimo remake statunitense risale invece al 1998. Allora dietro la macchina da presa c'era Roland Emmerich, mentre il protagonista era un impacciato ma risoluto Matthew Broderick. La pellicola di Gareth Edwards vanta invece nel cast Bryan Cranston, il mitico Walter White di Breaking Bad, Elizabeth Olsen e Aaron Taylor-Johnson, già visto in Kick-Ass e Anna Karenina. Tutti conoscono Godzilla, ha dichiarato il regista a proposito dell'ennesimo remake. Se andiamo in giro per il mondo a chiedere alla gente quelle che sono le due icone cinematografiche maggiori, troviamo Topolino e Godzilla. Tuttavia non tanti hanno visto i film di Godzilla, oppure ne hanno un vago ricordo dall'infanzia. Così abbiamo cercato di farne una versione adulta per i bambini cresciuti e per tutti gli altri. Ed ecco il film che mancava al vostro scaffale, una cosa che avremmo comunque voluto vedere. Godzilla ci ricorda quanto può essere devastante questo tipo di energia, ha invece commentato Cranston. Le scorie e l'abuso in generale che l'uomo perpetra nei confronti dell'ambiente in cui vive. Si fosse trattato di un semplice monster movie, tutto effetti speciali ed esplosioni, non avrei accettato la parte.